Amiche ed amici del calcio a 5 regionale, benvenuti al Circolo Stella Azzurra per l'ottava giornata del girone A di Serie C1. La Virtus Stella Azzurra ospita il Villa Aurelia. Copre il ruolo di ultimo. Taglia adesso Angilletta, si muove incontro Mariani, ancora Costi. Parte la conclusione di Costi, goccia sul palo. Ancora Costi, tre quarti offensiva, viene chiesto di puntare, invece torna da Angilletta che avrebbe spazio per andare con il destro, deve andare in angolo Sebastiani. Ribalta al lato, Angilletta rispinge ancora sul lato sinistro, Costi si accentra, ci prova col destro Costi e ancora Sebastiani deve metterla in calcio d'angolo. Altro corner per Virtus dell'Azzurra, ancora una volta palla fuori per Angilletta, ci prova al volo, non lontano dai pali. Finta di Sevri, Crescenzo la tocca per Santo Massimo, pallone sulla traversa, pare a Salì, Borriello non trova i pali. Pio, belletta da Santo Massimo, che prova a ripartire Ciaralli, ottimo intervento a bloccare il break, apertura per Pio, in angolo, la respinta del portiere. Perde il possesso della sfera, Rossi controlla, rischetto del libero, gran palla dentro per Angilletta, attento sul primo palo Sebastiani. Sebastiani con il portiere di movimento, situazione già vista almeno una volta in partita, palla in profondità, scoperta la Virtus dell'Azzurra, pallone resta lì solo, l'illusione del gol. Attaccato Pio. E girarsi su Borriello, poi si distende a Stella Azzurra, becchi al volo di pochissimo, oltre il palo. Altra conclusione dalla distanza, alzata sopra la traversa da una deviazione parte di Mito. Ciaralli, ottimo anticipo, salta l'avversario su banda, ancora Ciaralli dentro per Rossi, fa girare il pallone per Pio, non lontano dall'incrocio. Mariani protegge spalle alla porta, tre avversari su di lui, se ne va con un gran numero, Mariani mette dentro per Pio, a tu per tu con Sebastiani, ottima risposta di Sebastiani. Vediamo Vitorella che gioca con 5 falli a proprio carico. Rossi prova il dribbling, si porta il pallone, entra in area, Rossi! Tommaso Rossi! 1-0, il vantaggio del Virtus dell'Azzurra, la sblocca, il numero 6! Mariani, Bruni. Per Mariani che controlla, Mariani a tutto con il portiere, tosco con la mano di Mariani. 23:50. Parte la rincorsa di Borriello, Bruni la salva! Santo Massimo per Crescenzo, ancora Bruni attento sul suo palo, poi il pallone attraversa tutta l'area. Ancora una volta, Becchi. Finisce a terra il numero 23. Fallo commesso da Santo Massimo. Parte la rincorsa di Ciaralli, soluzione Mancina, fil di palo, il 2-0 della Virtus Stella Azzurra, arriva sul tiro libero con il proprio capitano Costi. C'è Becchi a dare mano forte, Costi prova a servirlo lungolina, buono stop di petto per Becchi, ancora Becchi, salta il portiere, palo pieno, Sevri, Pizzei, ancora Sevri. Apertura per Costantini, entra in area, mette sul secondo palo, manca la deviazione Crescenzo. Però Crescenzo, Sevri, controlla il numero 8, ci prova Sevri, la tiene lì, Bruni, attento sul palo. Interviene sul pallone e arriva adesso il triplice fischio dei direttori di gara, la Virtus dell'Azzurra batte il Villa Aurelia 2-0, i due gol nella ripresa di Rossi e di Ciaralli su tiro libero.